Salve a tutti, benvenuti o bentornati in un nuovo video. Non facciamo caso a quello che c'è davanti a voi, non facciamo caso. Allora, salve a tutti, sono la mia madre e vivo ad Amsterdam. E oggi andremo a realizzare un make-up piccione. Questo qua. Gentilmente consigliato da Van Gogh. Come direbbero qua, Van Gogh. E non so come direbbero poi altre parti del mondo, ma mi ha attizzato questo coso per questo make up, perché comunque, come vedete, il piccione è multicrom o quantomeno duochrom, e poi ci sono questi grigi che tanto fanno estate, no? E che richiamano un po' quando cammini per strada, c'è cioè quel punto, sai, sul mattonato grigio asfalto che evapora con il sole, queste cose qui. Allora, la nostra amica Van Gogh è appunto un'appassionata di make up, che è un canale molto carino, molto interessante, che io seguo con piacere, e lei è veramente una ragazza deliziosa. Parlo come le signore di una certa età. È una ragazza veramente deliziosa e fa dei make up appunto sullo stile gotico, passatemi il termine, e altrimenti si chiamava Van Rainbow, no? Invece si chiama Van Gogh, perché lei proprio gli piacciono questi stili qua. Quindi io vi consiglio vivamente di andare a vedere le sue cose, perché è molto molto brava e appassionata e appassionevole. Detto ciò, vedete questo stato così disagiato più del solito, perché qui oggi, a parte che mia figlia sta male, io pure fra poco già sento il dolore qua che si appropinqua, ma fa un caldo, un umido, un appiccicoso che mamma mia, mamma mia. Quindi tutto molto interessante, ma andiamo al succo. Allora, andrò a utilizzare la matita di la Black Core di Linda Hallberg, questa matita qui. Aspetta, ricevuta per il mio compleanno insieme a altri due prodottini che poi vi farò vedere di Linda Hallberg. Madonna, io quando vado sul sito di Linda Hallberg vorrei sempre prendere tutto, però poi mi accorgo che ho la maggior parte delle cose. Quello che mi attizzava tantissimo era il Long Lasting Setting Spray, e infatti è questo qua, e questo quad di, che non vi faccio vedere adesso perché dobbiamo soffrire insieme, io ancora non l'ho aperto, di shimmer ma a base trasparente, quindi tu le puoi usare su tutto, le puoi usare anche come illuminante sulle labbra, anche perché lei, la caratteristica di questa makeup artist e del brand che la appunto rispecchia, è che penso quasi tutti i suoi prodotti, no, tutti i suoi prodotti sono multiuso, cioè tu una matita te la puoi mettere pure come supposta, ma non siamo volgari e scurrini. Allora, andremo a fare, allora io per rappresentare questo multicrom piccione ho selezionato manco per il che, ho selezionato un po' di colori. Allora, andrò a prendere questo grigio e questo nero dalla palette Alien di Jeffrey, perché sono quelli che più, a parte che io non c'ho quasi grigi praticamente, vabbè, sì, un paio di palette che però stanno nel kit, e quindi kit se non le prenderò mai, le prendo questa, e poi prendo dalla nuova palette che avete visto sicuramente, perché voi guardate tutti i miei video, io lo so, di Look for Rainbow di Gloss of Gods, questo colore qui che sembra scurone ma invece è proprio bellone. Ora ve lo faccio vedere col ditone, che tu dici basterebbe anche solo questo, ma secondo me, oh mettimi a fuoco, niente, è morta così. Vabbè, insomma, vi faccio vedere l'altro che prendo dalla palette di Natasha Denona, che è questo qua. No, questo qua, scusate. Allora, questi sono della Denona. Mi sa che prendo questo, prendo questi due. Ecco qua, prendo questi due.
questo quasi non si vede il duocromo, figuriamoci il triocromo. E questo qua invece lo andrò a picchiettare sopra come protagonista. Detto ciò, ah, è messa a fuoco? Buongiorno, buongiorno, eh? Bene, allora, quindi sarà un tutorial. Bah, no, dai. No, non sarà un tutorial, sarà più un video, faccio il piccione e chiacchiero. Sarà un mio trucco e chiacchiere. L'hashtag creato solo e unicamente da me. Ma quanto sono deficiente. Allora, prima ho pensato di mettere un primer appiccicoso, però poi ho pensato che voglio fare una sfumaturina con la matita, visto che è la prima volta che uso questa matita e non so quanto è burrosa, quanto è sfumacchiosa. Qui sono termini tecnici, mi raccomando sempre, solo termini. Allora, ho pensato, vabbè, forse è meglio andare con un primer più non appiccicoso praticamente. E quindi utilizzo quello di Catrice, che chissà se mai finirà, chissà, chissà, chissà. Me lo metto anche sui baffi. Ecco qua, allora. La mia idea era, oddio, che, oddio, oddio, facciamo uno smoky e poi ci spiaccico, però poi ho pensato, vabbè, facciamo qualcosa di più graphic liner sul mio occhio da anziana. Ah, made in Germany, vedi, Stoccolma. Mi sa che non famo niente perché sento che mia figlia si sta svegliando, però vabbè. Mi vado a fare una linea non troppo marcata e la vado a fare più alta della mia naturale crease. Allora, avendo la palpebra non più tesa come una ventenne, voi capite che se io la tendo e poi ci disegno sopra, il disegno andrà a finire tutt'altro. Però se sto naturale e vado sopra, non posso fare un tratto continuo perché la mia palpebra, cioè c'è della pelle, vedete, questa pellecchia è morbida e quindi il tratto non verrebbe mai nitido e netto. Quindi dovrò andare un po' piano piano a tentoni tra questa pelle un po' flaccida e a tratteneggiare la mia curva, insomma una supposta di grafiche, perciò le cose grafiche le faccio raramente perché ormai il mio occhio è quello che è e noi ci dobbiamo accontentare, no? La vita è questa, la vita è un mozzico e quindi vado così. Per questo la matita più scrivente è, più morbidina è, e meglio è per me. Punto nevralgico. Vedete che schifo. Vabbè, quindi fatta questa linea un po' così e così, essendoci un po' rattristati per tutta questa situazione, andiamo con un pennello più piccolo e andiamo a sfumare leggermente la matita per ottenere quello che vogliamo. La sfumatura la porto verso l'esterno perché voglio questo, diciamo, grigio nero lo voglio verso l'esterno e non verso l'interno. Poi vado con dove vai, come direbbe mia figlia, dove vai? Con questa comodissima palette da portare nella pochette, prendo il grigio e me lo vado sempre con un pennello piccolino, prendo il grigio che si chiama Tall Grey e vado un po' a ricalcare, a sfumare verso l'alto questa linea. Mamma mia, che scomodità! La scomodità, la scomodità.
Poi con un pennellino piccolino tipo questo vado con il burro, color burro che c'è, Titan si chiama, se voglio, ad attenuare un po' il grigio fino all'arcata sopraccigliare. Poi riprendo il pennellino e vado a intensificare la linea questa qui nera con il nero della palette. Il nero della palette si chiama Black Hole, perché come sempre Jeffrey è una persona delicata e sobria nelle sue cose. Ok, però forse mi serve un pennellino più sottile, vabbè. Allora, come vedete abbiamo fatto la struttura. Adesso, visto che io questo grigio qua non lo voglio, vado a pulire. Come vado a pulire? Prendo la mia stecchetta tanto carina, questa qua, ci avvolgo la salvietta. Allora, prima di proseguire, cosa ne penso della matita di Linda Albert? Così, utilizzata, allora questa dovrebbe essere la nuova formulazione, perché è una delle nuove, ma io penso che siano sempre tutte uguali. È ottima, solo che si asciuga in fretta. Se dovete sfumare, dovete fare in fretta. Ed è molto pigmentata. Vediamo la durata adesso. La metterò anche all'interno dell'occhio, così vediamo, perché sempre con la vecchiaia, prima io mettevo una matita qui e non colava mai, non succedeva nulla, invece adesso spesso mi capita che un po' se ne va, un po' cola, quindi comunque la mia situazione ovviamente proprio andiamo peggiorando, no? Sempre comunque. Allora, a questo punto applicare il colore che voglio protagonista. Ya? Yeah? Essere d'accordo, ya? Yeah? Cioè, che sarebbe questo After Darkness. Questo viola qui. Vediamo se si è asciugato. Ok, quindi vado con l'anulare. Mamma mia, raga. Questo se è sull'occhio come è assurdito. Ciao. Ciao! Ah, mi sento poco bene, com'è bello! Allora, sicuramente sia tamponato che strisciato l'effetto. E va bene. Allora, ovviamente se hai una palpebra liscia, tu dici grazie Arca, se hai una palpebra liscia, cioè non c'è storia. Però rispetto per esempio agli ombretti, le shades di Natasha Denona texturizzano molto molto meno, perché sono più sottili. E qui nell'angolo ci vado a mettere quello di Natasha. E non mi ricordo già più qual è. Questo mi pare.
questa parte interna vado un po' a rimettere il nero, e poi al centro dell'occhio vado a mettere un altro multicrom per creare ancora più multicromicità. Allora metto questo qua, Rainbow Bridge. Vedete cosa volevo io fare? Cosa volere io? Cosa? In modo che quando tu fai così, non so se si vede, e poi qui sotto magari ci mettete un po' di correttore per, no? Però questo è. Mi piace molto, mi piace come è venuto, il piccione sarebbe fiero di me, e se riesco metto una clip a trucco finito. Allora, raga, sono riuscita a fare tutti e due gli occhi velocissimamente, infatti sono diversi, ma sono felice perché ci ho avuto questa quasi un'ora tutta per me. Potrei piangere, però potrei anche piangere perché ne sono venuti diversi, vabbè. Ma noi guardiamo solo così, ecco, mettiamoci così, in posa, questo lato bello, lato bello, lato storto, yeah, yeah, yeah. E niente, quindi ci sono riuscita, grazie a tutti per guardare i miei video disagiati con questi capelli osceni e con queste magliette, un po' della tuta, un po' del pigiama no, dai, un po' così. No, anzi, che oggi sono vestita, cioè questa maglietta, non so se chi se la ricorda, ma andava una cifra tanti anni fa, mo passato un po' di tempo, però si tiene sempre bene perché io la tratto benissimo, che è una delle mie magliette preferite, e mi sembra che l'ho presa da Bershka. Vabbè, comunque, Giusy ce le mette vecchie. Ok, era meglio un po', dicevo. Quindi, racchiudendo il tutto in grazie, spero che mettiate un like, un commento, vi iscriviate al canale se non siete già iscritti, e mi raccomando, aiutiamo la Giusy a crescere, per favore. Grazie, un bacio, ciao.